L'esercitazione è un momento importante di addestramento, di test delle procedure del Sistema Nazionale di Protezione Civile. In scenari così importanti proviamo tutta la filiera, dal sistema locale agli scenari operativi, ai centri di coordinamento, fino ad arrivare al Comitato Operativo Nazionale di Protezione Civile. Siamo partiti molti mesi fa per organizzare questa esercitazione perché è stato necessario coinvolgere il sistema territoriale di protezione civile, quindi ovviamente l'abbiamo fatto insieme con la regione Calabria e con la regione siciliana e insieme con le prefetture di Reggio Calabria e la prefettura di Messina. In queste istituzioni sono state coinvolte a tutte le fasi di preparazione dell'esercitazione, dalla definizione dei comuni che erano interessati all'esercitazione, al modello di intervento in caso di evento nazionale. Sono mesi che ci prepariamo a questo evento, è già da luglio che stiamo lavorando sulla pianificazione, sui territori, sulla formazione, sulla disabilità, sul recupero dei beni culturali, sulla pianificazione partecipata, sulla logistica, sull'intervento in emergenza. La Regione Siciliana, nell'ambito di questa importante esercitazione nazionale che vede il coinvolgimento di Sicilia e Calabria direttamente, ha realizzato un'ulteriore iniziativa, quella della mobilitazione dell'intero proprio sistema regionale locale di volontariato, organizzando 13 colonne mobili che partono da 13 punti diversi dalla Sicilia per convergere su Messina, dove saranno allestiti 8 campi, cioè 7 in alcuni comuni più quello grosso di Calare Scifina, che coincide anche con l'area di ammassamento nazionale. Siamo a Reggio Calabria presso la sede della Direzione di Comando e Controllo allestita per l'esercitazione nazionale sisma dello Stretto 2022. Da questa sede si coordinano tutte quante le attività che vengono svolte dalle diverse componenti e strutture operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile a seguito di un evento simulato, un sisma di magnitudo 6.0 che ha determinato anche un allertamento da maremoto. Sul territorio si stanno confrontando oltre 4.000 uomini delle diverse strutture operative, dai vigili del fuoco, forze dell'ordine, forze armate, volontariato organizzato nazionale, ma anche enti e soggetti che gestiscono le reti e i servizi essenziali, rispetto appunto a degli eventi simulati che si svolgono su 33 diversi scenari operativi, nelle due province di Reggio Calabria e di Messina. Questi scenari sono particolarmente complessi e vanno dall'attività di ricerca e soccorso che avviene immediatamente dopo un sisma a quella di evacuazione medica e sanitaria, ma anche la salvaguardia dei beni culturali, le verifiche degli effetti di un terremoto sia sulle strutture che sulle infrastrutture, ma anche sul territorio. Sisma dello Stretto è una grande occasione anche di partecipazione delle comunità, della popolazione. Almeno 3 le iniziative che ci hanno portato ad un coinvolgimento attivo dei cittadini. Innanzitutto IT Alert, il sistema di allarme pubblico che abbiamo sperimentato per la prima volta su questi territori, coinvolgendo oltre 500.000 persone che hanno ricevuto sui propri cellulari un messaggio di allarme per un possibile arrivo di onde di maremoto. Un test importante che ci servirà per implementare un sistema che oggi è ancora in fase sperimentale.
Io non rischio. Sono tornate le piazze di Io non rischio anche nelle comunità del Regino e del Messinese con l'attività di informazione alla popolazione su quello che c'è da fare in emergenza, ma soprattutto sulle scelte quotidiane che possiamo fare per rendere vera la prevenzione nel nostro paese. La Mostra Terremoti d'Italia, un'occasione unica di confrontarsi con il rischio sismico, conoscendo il nostro paese, i terremoti che si sono susseguiti, come è maturata la storia della gestione del rischio sismico in Italia e provando la straordinaria esperienza di un terremoto attraverso la piattaforma sismica. Ecco, tre modi per fare comunicazione, informazione, per coinvolgere i cittadini. Non c'è esercitazione senza il coinvolgimento della popolazione. Esercitarci significa aumentare la capacità di una comunità operativa ad essere pronti a rispondere alle esigenze del cittadino, e farlo insieme significa condividere quelle procedure per rendere il sistema più resiliente e quindi più performante dal livello locale fino al livello nazionale.